I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiu.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più. Avvocato Poschiasi, se lei è presidente del Movimento Consumatori, giusto, no? Consumatori attivi. Ecco, qui ci si confonde con le sigle, ma lei è molto attiva, appunto. Ecco, siete in fila con gli altri avvocati, per fare cosa? Oggi ci costituiremo parte civile per tanti risparmiatori, soprattutto per i casi più, diciamo, vulnerabili, più sensibili. Sono le persone che si trovano ad oggi anche esposte con delle linee di credito nei confronti o della liquidazione oppure di Banca Intesa o della SGA. Per queste persone abbiamo ritenuto di dover portare una grossa testimonianza anche nell'ambito del procedimento penale, e per queste persone stiamo ulteriormente coltivando un'importante proposta anche con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per far sì che queste posizioni possano giungere ad un annullamento, quindi ad una compensazione tra le posizioni creditorie e le posizioni debitorie. Quello che noi continuiamo a dire è alle persone di non arrendersi, perché il fondo governativo sta arrivando alle battute finali, quindi speriamo che la legge di bilancio possa finalmente portare uno strumento che possa rispondere alle necessità dei cittadini, e chiaramente il procedimento penale è qualcosa che si va a sommare. Nessuno dà la garanzia chiaramente di quello che sarà il risultato, perché abbiamo il problema della prescrizione, abbiamo il problema dell'incapienza purtroppo dei responsabili, che è un problema paradossale vedendo chi sono i responsabili, però ecco, è una testimonianza del desiderio di giustizia delle persone. Con lei ha toccato un argomento importante, cioè di cui poco si parla, ma che forse è quasi più pesante della perdita monetaria dei titoli, quello dei debiti per chi li ha, e crediti per l'SGA, che li ha acquisiti, di chi ha contratto dei prestiti e oggi deve restituirli senza magari avere più un controvalore in azioni che magari erano lì a garanzia. Famosi NPL, lo diciamo. Esattamente, ed è proprio quello che ha portato all'imputazione di aggiotaggio nei confronti di coloro che oggi sono appunto imputati e si trovano in questo processo, perché attraverso operazioni che sono state drogate con i finanziamenti durante gli aumenti di capitale è stata rappresentata poi una situazione patrimoniale della banca molto differente rispetto a quella che era, e quindi veniva raccontato agli azionisti come in realtà questa banca godesse di ottima salute e le azioni fossero facilmente rimborsabili. Noi abbiamo tantissimi casi che oggi porteremo di persone che erano state contattate dal direttore di banca tra il 2013 e il 2014, alle quali era stato detto: guardi, abbiamo un'occasione solo per lei perché è un cliente assolutamente fidato della nostra banca, è uno dei migliori clienti, e per lei è riservata questa proposta in base alla quale lei terrà sul suo deposito titoli delle azioni che poi venderà tra un anno, avendo magari un piccolo premio di 1000 euro o 2000 euro, quindi ecco, non aveva neanche carattere speculativo. Non veniva però raccontato nella maggior parte dei casi che l'acquisto di queste azioni sarebbe avvenuto attraverso l'erogazione di fili di conto. E poi abbiamo... Quindi adesso si trova sono circa 122.000 i soggetti che sono interessati da crediti in sofferenza, diamo per un numero perché è enorme. Esattamente, per oltre un miliardo. Abbiamo ulteriormente le persone che purtroppo hanno concluso un finanziamento sempre indotti dalla banca successivamente alla richiesta di vendita delle azioni che non è mai stata evasa, perché la banca gli diceva: guardi, in questo modo le possiamo anticipare quella che sarà la somma che poi le verrà liquidata dalla vendita delle azioni. Anche queste persone oggi si trovano ad essere indebitate, a rischiare di perdere purtroppo la loro casa. Avvocato, la ringrazio. Grazie. È molto attiva anche sul fondo dei soci, appunto. Torni in fila altrimenti perde il posto. Sì, grazie, arrivederci. Onorevole Zanettina, approfittiamo della sua presenza a Vicenza oggi 1° dicembre,
lei è un noto avvocato, è stato anche membro del CSM e quindi oggi le chiediamo ovviamente un parere sull'inizio del processo, quindi sulle difficoltà, intanto sulle difficoltà paventate, logistiche, ma io vengo dalle aule in questo momento e non mi sembra che perlomeno a vista questi problemi ci siano, quindi magari c'è una buona organizzazione, però serviate il personale, immagino. Ma credo che intanto lei mi dà una buona notizia, io non sono riuscito stamattina ad andare a Palazzo di Giustizia, però il fatto che ci sia un ordinato inizio del processo non molto tranquillo e molto non può che rassicurarci, perché sia come Vicentino ma sia come componente CSM abbiamo molto lavorato perché il processo della Banca Popolare di Vicenza si possa svolgere in maniera ordinata ed efficiente. Dobbiamo anche preoccuparci però come cittadini che non succeda quello che è successo in altri tribunali, perché dove ci sono stati dei maxi processi come questi, poi in realtà magari il maxi processo è andato avanti ma si è bloccato tutto il resto. Pensiamo per esempio al caso Parmalat, a Parma il maxi processo Parmalat è stato fatto però il tribunale è andato in tilt. In questo senso abbiamo chiesto dei rinforzi importanti, perché le scoperture di Vicenza sono importanti, sia di personale amministrativo sia di magistrati. Anche perché ci sarà un grosso impegno specifico, questi gli stessi giudici del collegio dovranno dedicarsi certo, e poi noi dobbiamo puntare a che questo processo non vada in prescrizione, cioè noi abbiamo la possibilità di evitare che questo processo vada in prescrizione perché i capi uffici e l'intera struttura magistratuale di Vicenza è ben responsabilizzata e ha questa finalità, però se mancano i cancellieri, perché è una cosa che magari i cittadini non sanno, è che servono sì, i giudici, ma servono anche i cancellieri, perché alcune competenze specifiche tipo il deposito delle sentenze e tutta una serie di ulteriori adempimenti non possono essere fatti senza i cancellieri. Vicenza ha delle scoperture gravissime per quanto riguarda il personale amministrativo. Ecco, oggi si stanno soprattutto depositando, confermando o integrando le costituzioni di parte civile, erano già 5.000, da una nostra previsione fatta ieri con alcuni avvocati dovrebbero arrivare a 6.000. Le costituzioni di parte civile hanno un significato soprattutto etico, ma potrebbero portare anche a uno sbocco economico, anche se sarà molto molto ridotto. Vado a lei, insomma, ho visto poche persone manifestare all'esterno e questo può essere un male ma anche un bene, perché c'è un ordinato svolgimento e se bisogna andare nel concreto, altrimenti se si manifesta non si fa il processo, non penso quale ne sia il vantaggio. Però il problema rimane, il dente che fa male è il denaro che i vicentini ma anche italiani hanno perso con questa banca e poi con l'altra banca. È in studio in questo momento nell'ambito della finanziaria l'articolo 38 capoterzo, certo. Purtroppo siamo sentiti più volte su questo argomento, che va a regolamentare i fondi di ristoro ai soci danneggiati. È un andirivieni, perché a fronte di una cabina di regia che sembra propositiva col MEF c'è qualche frangia di associazioni che sembra che stiano perseguendo i loro obiettivi personali piuttosto che... Lei cosa ne pensa di questo fondo? Io credo che questo fondo sia molto opportuno. Questo perché... non l'aspetto politico, l'aspetto pratico. No, ma io le dico che ci sia una destinazione di 1,5 miliardi in 3 anni sia un passo, vada riconosciuto che è un passo avanti importante rispetto a quanto aveva fatto il precedente governo. Per quanto mi riguarda, io ho presentato degli emendamenti che sono in discussione. La ringrazio anche per aver seguito anche il nostro appello, le do atto pubblicamente. L'ho condiviso perché è giusto. E ho presentato degli emendamenti che vanno proprio nel senso, anche in parte, quello che diceva lei. Per esempio, io sono dell'idea che per quanto riguarda l'accesso a questo fondo non possa essere limitato alle sentenze civili o alle sentenze arbitrali, ma anche a sentenze penali che derivino appunto dalla costituzione di parte civile. Quindi la costituzione di parte civile può essere, se il mio emendamento fosse recepito dal governo, un motivo valido per usufruire di questo fondo. Ove ci fosse una condanna penale che prevede un risarcimento civile... Questo dovrebbe essere stato previsto nel frattempo, quindi speriamo non serva quell'emendamento, perché incluso, sì. No, sembrerebbe, perché non c'è ancora il testo. Io sono un parlamentare di opposizione, quindi io non posso sperare che i miei emendamenti vengano accolti tout court. Posso sperare, come lei mi riconosce, di stimolare il governo a recepirli. Un altro, quello sul patto quadrilite. E l'altro sull'altro quadrilite. Noi vogliamo che se un cittadino ottiene dei soldi da un fondo statale che viene erogato dall'erario con i soldi dei contribuenti, su questo non abbia l'obbligo di pagare delle spese legali. Abbiamo visto da organi di stampa, anche da Vicenza Più, che ci sono delle strutture
scudi regali in particolare, che sono riusciti ad accaparrarsi la clientela pretendendo delle percentuali elevatissime su quello che dovessero ricavare, noi vogliamo che questi patti possano valere le azioni giudiziarie che questi avvocati vanno a svolgere, perché è giusto, certo, che su questi vengano retribuiti anche con un patto di quota lite. Ma per quanto riguarda delle somme che vengono invece attinte da un fondo statale costituito con il denaro dei contribuenti, su questo credo i cittadini che beneficiano, specialmente se sarà così agevole da utilizzare come si spera, come che si sia, come si spera, come nei nostri auspici. Quindi per attingere a questo fondo non sarà necessario l'ausilio di un avvocato. Ok, la ringrazio, la faccio tornare in conferenza stampa e grazie ancora. Grazie. Tanto a voi, ci sentiremo, penso. Bene, una bene. Volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.